Poracci, questo 2024 è partito in modo un po' lento. Ve l'ho già detto negli ultimi video, ma tra i titoli annunciati fino ad ora per me c'è veramente poco di entusiasmante all'orizzonte per quanto riguarda Nintendo Switch. Sarà che il 2023 è stato un anno fenomenale e la contrapposizione fa sembrare ancora più desolati i prossimi mesi, però secondo me c'è margine di miglioramento. E va bene che questo sarà un periodo di stallo in attesa della prossima generazione Nintendo e che tutte le grandi IP sono state probabilmente dirottate verso il lancio di Switch 2, però dai, qualcosa in più lo possiamo pretendere, soprattutto se pensiamo a quello che è il catalogo sconfinato da cui potrebbe attingere Nintendo. Quindi in questo video ricchissimo proverò a immaginarmi un fine ciclo vitale di Switch dignitoso, proponendovi una lista di titoli che potrebbero ravvivare il 2024 di Nintendo senza scomodare i grandi nomi con nuovi capitoli. Fatemi sapere le vostre speranze nei commenti e, se vi avanza tempo, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Se devo essere sincero, non mi sarei mai immaginato di arrivare alla fine di Switch ancora in attesa di vedere arrivare Wind Waker e Twilight Princess sulla console ibrida. Più ci penso e più la scelta non ha proprio senso. Si tratta di due remaster belle pronte che venderebbero come il pane e rappresenterebbero un pacchetto facilissimo da proporre, magari in una collection o anche vendute singolarmente. Dopo il botto di Tears of the Kingdom e la decisione di non proporre alcun tipo di DLC o Season Pass, la quota annuale di Zelda potrebbe essere facilmente occupata da queste due remaster. Ma poi volete mettere la poesia di riuscire a rivendere per la quarta generazione consecutiva Twilight Princess? Un poker del genere sarebbe la roba più Nintendo che io abbia mai visto. Ma dato che lo scorso anno abbiamo visto anche l'arrivo degli Oracles, l'unica alternativa che mi viene in mente è che questo anno sia prevista una rivisitazione del concept multiplayer alla Force World Adventures o alla Triforce Heroes, però in salsa 99, un po' come è accaduto per Tetris, Super Mario Bros. E recentemente F-Zero. Pensateci, un titolo low budget, dal grandissimo potenziale online e quindi perfetto per rilanciare anche la NSO, e in più associato a una delle IP più importanti di Nintendo. Che ne dite? A proposito di 99, il mio cuore ancora ci spera in una remaster di F-Zero GX. L'arrivo del Battle Royale lo scorso anno, se non altro, ci ha dato la conferma che Nintendo non si è completamente dimenticata di questo fenomenale brand e che questo tipo di racing game può essere declinato in tanti modi diversi ed è anche in grado di raggiungere un pubblico molto vasto. A questo punto quasi spererei in un nuovo capitolo per la next gen, ma dubito ci sia spazio per un altro racing game se al 99% uno dei titoli di lancio sarà un nuovo Mario Kart. Proprio per questo un gioco dall'impatto grafico squagliaocchi come F-Zero GX lo vorrei vedere nella migliore versione possibile, tanto vale aspettare una nuova console anche se si tratta di una semplice remaster. Quindi voglio sognare ad occhi aperti e sperare in un ripescaggio totalmente random di Excite Track o Excite Bike, titoli che mi sono tornati in mente qualche live fa. Vedrei molto bene un ritorno a queste dinamiche arcade, magari con una buona integrazione online, nella seconda metà dell'anno oppure magari proprio durante il periodo estivo. Un tipo di gioco perfetto per spegnere il cervello con arroganza. Ritornando sul catalogo Wii U, non credo che Nintendo proverà mai a dare una seconda chance a Star Fox Zero, un po' perché è un titolo fortemente dipendente dai controlli Wii U, dall'altro perché mi sa proprio di un titolo maledetto alla Other M, e in quanto tale l'azienda di Kyoto vuole far finta non sia mai esistito. Quindi vi butto lì il colpo di scena per eccellenza. Visto che ormai gli scambi di favore con Microsoft sono all'ordine del giorno e i due publisher più volte hanno dimostrato che se ci sono le giuste condizioni è possibile che delle IP proprietarie facciano il salto anche sulle console rivali, perché non riproporre Star Fox Adventures? Con una sola mossa Nintendo renderebbe ancora più forte il sodalizio con Microsoft, farebbe contenti gli appassionati GameCube, tenterebbe il rilancio di Star Fox e avrebbe pure la quota di Zelda-like per il 2024. Che dite, impossibile? Probabilmente sì. Ho visto che online questa proposta di cui vi sto per parlare viene avanzata molto spesso e secondo me è un'idea interessante, ma con i tempi non ci siamo. Dato che Nintendo si è dimostrata interessata a portare avanti il filone delle avventure grafiche con delle riproposizioni a dir poco inaspettate, come ad esempio i Famicom Detective Club e la recente collection degli Another Code, in tanti si aspettano una chiusura del cerchio con l'arrivo delle ultime due avventure targate Ching uscite su DS, ovvero Hotel Dusk e Last Window. Sono altri due titoli che sono diventati dei veri e propri cult tra gli appassionati. Per carità, mi farebbe piacere riscoprire questi due titoli, però come dicevo sono difficili da incastrare a livello di tempistiche. Se Another
Code è uscita a febbraio, non mi aspetto prima del 2025 un eventuale collection delle avventure di Kyle Hyde, ma a questo punto significherebbe già pensare alla prossima console. E dico di no anche a un eventuale Mother 3. È vero, negli ultimi anni Nintendo ha dimostrato dei timidi segnali di avvicinamento a questa serie, però il terzo episodio rimane uno di quei titoli maledetti che a questo punto potremmo anche non vedere mai più, almeno in via ufficiale. L'aver relegato il suo arrivo sull'NSO al solo territorio giapponese per me è l'ennesima triste conferma che Nintendo di questo titolo non vuole sapere proprio nulla. Quasi sarebbe più semplice vedere un remake di Earthbound, tanta è la paura di far conoscere al pubblico occidentale il terzo capitolo. Però visto l'amore che ha dimostrato Nintendo nei confronti dei JRPG nell'ultimo periodo, mai dire mai. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Poi non pensavo che lo avrei mai detto, ma direi che è pure il caso di smetterla con i giochi di Wario. Almeno con i WarioWare. Se volete darci un nuovo Wario Land, sono felicissimo. Però questo non significa mettere un punto al lato più folle di Nintendo, anzi, quel gameplay frenetico, mordi e fuggi, in realtà può essere portato avanti da diverse produzioni. Mi riferisco in particolare al ripescaggio della serie di Rhythm Paradise, ingiustamente messa nel dimenticatoio, o anche ai NES Remix. Perché non trasformare questo esperimento in una serie vera e propria? Il secondo capitolo potrebbe passare direttamente alla generazione successiva ed applicare lo stesso concept alla generazione SNES. Io lo comprerei ad occhi chiusi. L'altro grande assente per quanto mi riguarda poi è Kid Icarus Uprising, uno dei titoli più amati della libreria 3DS che da sempre è stato richiesto a gran voce dai fan. Bisognerebbe reimmaginare il sistema di controllo, il più grande difetto del titolo, ma a parte questo penso che andrebbe bene anche il minimo indispensabile che ci si aspetta da un'edizione indicata come HD. A un certo punto Sakurai aveva anche lasciato intendere che una remaster era nell'aria, ma ormai è passato un bel po' di tempo e non se n'è più saputo nulla, un vero mistero. Anzi no, il più grande mistero rimane il modo in cui è stato trattato il brand di Metroid su Switch. Parliamoci chiaro, Prime 4 deve uscire su Switch? Sarà un titolo cross-gen? Molto probabilmente, ma non riesco a immaginarmi nient'altro come canto del cigno della console. Nel frattempo però, che fine hanno fatto Prime 2 e 3? I rumor più insistenti li vorrebbero pronti in una versione HD proprio come accaduto per i primi due Pikmin. Questo significherebbe accontentarsi di una rimessa al lucido della Trilogy Collection e scordarsi tutto il lavorone fatto per la Prime Remastered. Ma a questo punto, che facile riuscire qualcosa. Ma se Nintendo non si vuole bruciare Icos e Corruption perché Prime 4 è ancora troppo lontano, va benissimo. Allora quest'anno sarà dedicato ai Metroid in 2D con la riproposizione di Samus Returns che tanto hanno giocato in quattro gatti. Mercury Steam poi partirebbe già bella che avvantaggiata perché potrebbe semplicemente riportare tutti i progressi fatti in Metroid Dread sul suo primo titolo. L'unica alternativa alla quota Metroid sarebbe far uscire Silksong entro quest'anno. Però dai, per quanto sia un titolo atteso, non sarebbe affatto la stessa cosa, non trovate? E questi poracci sono quelli che secondo me sarebbero dei titoli perfetti per chiudere in bellezza la stagione di Switch, con il minimo sforzo e la massima resa. Vi aspetto nei commenti e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Ma chi ve lo fa fare? Io proprio non lo capisco. Noi ci vediamo presto con un nuovo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch, Michele 2024, ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Sono io!